presidente dell'ANCE nazionale Paolo Buzzetti, importantissima questa ricostruzione, soprattutto importante stimolare il settore dell'economia e della costruzione con questo secondo salone della ricostruzione. Noi vogliamo sperare che ci sia un grande rilancio del settore con dei provvedimenti come si sono presi in tutta Europa che favoriscano la riqualificazione, intesa nel senso i singoli fabbricati, risparmio energetico e riqualificazione e ristrutturazione del singolo fabbricato, ma anche ovviamente riqualificazione delle periferie. Bene, quale cantiere fondamentale più quello dell'Aquila per far vedere ai nostri giovani che esiste un futuro nell'attività edilizia e per mantenere l'industria delle costruzioni ai vertici mondiali? Niente di altro, però ci vuole semplicità nei passaggi amministrativi e burocratici, decisioni rapide, le poche risorse di metterle in campo e di tenere in conto l'industria delle imprese di qualità che costruiscano in qualità e che facciano anche costruzioni e ricerca in qualità. Non c'è alternativa per l'economia italiana e per il mercato interno che ripartire con l'edilizia, e gli interventi in particolare, stando al tema del salone, fatti su che cosa? Sulla riqualificazione e qualità nella ricostruzione e nella riqualificazione di edifici, no? La maggior parte degli edifici in Italia in generale hanno più di 50 anni e comunque qui all'Aquila c'è proprio da ricostruire. E l'attenzione e l'esaltazione dei beni culturali che sono il grande patrimonio del paese e che possono valorizzarsi per il risultato di un turismo che può soltanto crescere, quindi abbiamo una miniera d'oro di attività per i prossimi anni, mi verrebbe da dire per i prossimi decenni, che non parte solo perché finora non siamo stati capaci di farla ripartire. Presidente dell'ANCE Abruzzo, Pietro Antonio Dintino, siamo all'interno di uno stand dell'ANCE Abruzzo. Albo nazionale costruttori edili. L'ANCE è una delle più grosse associazioni che riguarda la filiera delle costruzioni e rappresenta in Italia migliaia e migliaia di imprese. Noi siamo quelli che possono interloquire con la parte pubblica per tutto ciò che riguarda le nuove normative, le nuove leggi sull'edilizia. Riteniamo che l'ANCE sia anche pronta per una riqualificazione di qualità, perché nel sistema ANCE giustamente ci sono tutte le migliori realtà imprenditoriali nel settore dell'edilizia. Lo scopo principale è quello di fare il sociale. Qui si incontrano tutti i cittadini, gli ingegneri, gli architetti, tutti i professionisti, si incontrano le istituzioni in un settore dove c'è tanto da fare e c'è tanto da lavorare. Noi riteniamo che bisogna far capire che l'edilizia ha dato quella ricchezza economica, sociale e culturale in 100 anni di attività dal dopoguerra ad oggi in modo fondamentale, ma riteniamo che oggi in piena crisi sia il settore che può rilanciare di nuovo l'economia nazionale. E come? Andando a riqualificare tutto ciò che è stato costruito 40 anni fa, 50 anni fa. Venite tutti a questo salone, se non fate in tempo quest'anno ce ne sarà un altro l'anno prossimo e ce ne sarà un altro ancora l'anno prossimo. L'ANCE ha pensato proprio di mettersi in vetrina, di mettere in vetrina tutte quelle realtà professionali, tutte quelle realtà tecnologiche che sono a disposizione della filiera delle costruzioni. Crescita, sviluppo, grande innovazione e soprattutto ricostruzione con gli standard qualitativi di una grande sostenibilità grazie all'ANCE Abruzzo e grazie alla carta che ce l'hanno concesso, e noi vi facciamo vivere un mondo al cubo.